Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vai ai marinai e di loro che vadano a prendermi dalla città di Mira e che mi pongano qui, avendo Dio così permesso. Nell'anno del Signore 1087, io, Niceforo, chierico in mare, mi accingo a narrarvi l'storia della traslazione di Santo Nicola, vescovo di Mira. E io, arcidiacono Giovanni, voglio annunziare a tutte le genti e alle chiese di Cristo quei fatti meravigliosi che Dio Onnipotente ha voluto mostrare a noi mortali per il tramite del suo beatissimo Nicola. 62 uomini, accesi dalla fede e dal coraggio, a vele dispiegate, già solcavano i regni di Nettuno. Giunti a Mira, trovarono riuniti parecchi turchi per i funerali di colui che governava quella città. L'impresa non era ancora possibile. Continuarono il viaggio puntando le prore in direzione di Antiochia. Thank you.
segnale di cosa vuoi. Gli è buono me. Piano caro, Leo, perché ha mandato questa donna? Ma chi? Non sono marinare veneziani che restano sopra l'acqua, insomma. A che si mi pare? Non lo so. Sempre lì, mostrimenti. Siamo a ritmo pezzo. Andiamo! Guardami Maresi! Tutto bene, tutto bene! Al piacere di rivedervi! Ho saputo che donna bella si è maritata con un veneziano. Sì, si è maritata con un mio cugino. Oh, quello è parente pure a me! E allora che sei parente a casa! Sei tutti parenti! Sì, ma amo, poi che cosa state a fare? Vabbè, una grande impresa! Una grande impresa! Che cosa state a preparare? È una cosa grossa e sì che si sentirà parlare. E i vostri commerci come si va? Siamo tutti pieni di carico di grano. Che qua il grano? Si vende la bellezza. Sì, 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 vabbè, ma questa impresa che state a preparare è pericolosa. Vabbè, lo possiamo dire? Ma sì, allora diciamolo pure. È nostra intenzione di andare a prendere le ossa del beato Nicola dalla sua tomba di Rivira. Non sapete, che avete avuto proprio una bella idea. Ma davvero bella l'idea. Ma potete essere pericoloso. No, cosa vuol che sì, per noi queste cose sono impossibili, sono giochi da putei. Sì, vabbè, allora noi ce ne andiamo, mo, che dobbiamo andare a pensare al commercio. Sì, ma voi qua, quanti altri giorni dovete stare? Noi siamo qui fino a 2-3 giorni, poi si va tutti verso la Lizia. Puntiamo direttamente. Vabbè, ma a mangiare voi stasera andate. Se vediamo tutta la cantina. Ragazzi, se vediamo. Ciao. Ci sono i baresi, Baresi, continuiamo con i nostri affari. Guagnolo, tu fatti il segno. Ma ragione è bella bella. Guagnolo, dove? Non, ma fai una cosa assoluta. Stasera, chiamala a terra. Le facciamo un briaco. Ci sei stato in qualche lato della croce. Ci tremo le scimitrappe qui. E cremati, veniamo tutti così. E partiamo, andiamo. Come un pomone. Mangia le scimitrappe, poggio le trenze. Oh, si vede buono, mira da qua, dove è fuori? Oh, e allora sta parlando! Facci di me mangiare, che te che fai? Go on! Oh, c'è tutto scopo! Vengo con la macchina! Stai tutto pronto! Cremati, a comuso! Di essere la carta in mezzo a me! C'è la macchina! Siete capisciuto o no? Arriva ragazzi! Andate alla Venezia! Ci sono per... Sono già voluto. Oh, va via da qui. Chi ci riesce a sapere qualcosa di più? Dammi, muovi. Va bu, beh. Non me la vecchia. Venezia! Prendiamo! Evviva! Facciamo un bel brindisi alla nostra salute! E anche ai nostri negozi. E vai! E ai nostri commerci, e vai! Prendiamo. Oh, chiami da conto. Dimmi una cosa. Com'è il fatto che stamattina stavo dicendo in mezzo al mercato che dovete andare a Mira a prendere l'os del sangue? Dai, raccontami, che io sono curioso. Dai, raccontami. Dobbiamo fare una grande impresa che abbiamo messo a punto tutti i mini particolari. Noi che abbiamo preparato già i ferri e i martelli per spaccare la tomba del santo e tirarlo de fora. Noi siamo mercanti decisi, mercanti e anche marinieri. Avete avuto una bella idea. Brindiamo alla nostra salute e ai nostri negozi. Una buona idea. Salute a vedere. Salute. Salute. Oh,
Adesso sa pure una cosa importante. Le veneziane vogliono già spaccare la tomba di usano. Non credo. Davvero. Davvero. Hanno preparato fino alla fine di te, per spaccare. Davvero. C'è cosa mi ha fatto? C'è cosa mi ha fatto? C'è cosa mi ha fatto? Bim! E alla salute! Siamo arrivati fino a te. Non la mai fare l'impresa. Una coma non vuoi, c'è tendenza. C'è te la chi con la tua ognuna, perché è l'ostra. Gliela manca te. Ma che bella marca. Ma non è mai stato unito. C'è te la vino, ma. C'è te la vino, ma. Sono mandato per il Green Show, se te la vedi, capì? Sono pronto, andiamo. Perché lo sto? Sto andando bene. Speriamo che porti un buon notizio, andiamo. Stiamo, andiamo. La squadra del filo, tengo già pronto. Qual è? Quello! Ho trovato nessuno di guardia alla tomba. Dei turchi, miei abitanti di Milo, ho trovato soltanto quattro monaci di guardia che sorvegliamo la tomba. Lascia di lì, per l'impresso. Oh, c'è mamma, che mi ha fatto? Perché se ne va un solo? Tu ha guardato un filo, per rompere la tomba, la spada. E ti accenno ogni veloce! Ho andato, eh? Vieni su, dai, sforzo, ogni... Attenzione, ogni... Vai! Shhh! Allora, non gruppo sopra la barca. Assetti, ma boh! Buon gruppo là su, da! E poi finito con me, ma è, sciomani, forzo! Scherma tu, mamma mia! Ma è pure io, avrei! Come sarei pure io, ci siamo venuti a pecchere! Ma che tu stai, che l'albo che stai? Ci da sta a pecchere, là! Ma fai l'impresa! Usi capi! Scami! Santa Nicola, tu che si u farnest, ien dalla tempesta du mar, e ien dalla tempesta du core, della vita nostra, aiutaci. Padre nostro, qui es in cielis, santificetur nomen tu. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostre quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Amen. Guarneu, sbrigamaci. Oh, ma sta sì, è mo' ciamafa.
Siamo pregati. Però non ci mamma. Non stiamo pronti a scattare. Che si vuos, che conosca in tenglos Anton Auton. No. Perché non c'è la mano posto un nostro se manca? Hai la mano tu, a posto un nostro se se ne ricordi. Fatto! Salve! Salve! Vogliate mostrarci dov'è sepolto il santo confessore? Bravo! Bravi fratelli, bravi! Ci è dato finalmente di poter pregare sulla tomba del santo! Bene, bene. Andiamo sul posto dove attingiamo il sacro libro. Una sua reliquia. Ma ci volete dire dov'è la tomba del santo? Che cosa siete venuti a fare qui? Non credo per pregare. O volete portare via le ossa di San Nicola? No, questo non lo permetteremo mai. Vero, fratelli? Mai. E allora voi non siete capisciuti? Che non me ne andare andare? E l'ossa di San Arco non ce la mai portata. No, calma. Sappiate soltanto che il Papa di Roma è venuto a Bari in visita nella nostra città e ci ha dato incarico di venire qui a prendere il sacro corpo del santo. No, sì. E poi San Nicola è andato in sonno, il Papa, e gli ha detto che il suo desiderio è quello di riposare nella nostra città, no, a Bari. Sì, credetemi, vi sto dicendo la verità. Questo non è possibile, no. Noi siamo disposti a darvi tutto quello che volete. No. Oro, argento, ricchezze, no. Sì. Non c'è prezzo per le ossa di San Nicola. Ma perché siete così testardo? E il desiderio del santo è quello di riposare nella nostra terra. I devoti siamo noi, non possiamo. Ma no, no, i devoti siamo noi, di Bari. No, no. Sì. No. Lasciateci in pace, vi prego, lasciateci in pace. Come fai a inveire contro un servo di Dio? Lascialo stare, fermo! Un sogno ha detto che San Nicola vuole vadere da questa terra in terra straniera. Lasciateci in pace, prendetevelo! E lì, San Nicola, prendetevelo, andate! Lasciateci sole! Thank you.
avendo Dio così permesso. Io non ci voglio, tengo paura. Ancora se c'è qualche cosa. Oh, e va là finché siamo venuti fino a te, guagnò. Io una faccia a bocca. Oh, ok, guagnò, che mi sentirà forse un guai. Va bene. È caduta! Non si è rotta! Ehi! Venite! Guardate, l'ampolla è caduta! E non si è rotto un segno! Un segno, un miracolo, capite? Guagnù, si è rotto! Oh! Matteo, Guagnù! Ma state assente, sto profumo! Guagnù, do l'osso, sto in dall'occhio, cosa ha fatto? Non si preoccupare, Matteo! Che non è acqua normale, ce lo so. Cudi, un liquido santo a Nicola. Un liquido santo? Matteo. Prendi il mio mantello e bagnalo nel santo liquido. Matteo, non lo chiedere, Matteo. Sentite profumo che a me non agnò. Ma che? Giovanni!
Madre Santa. Usaccio, che si è lavato a te! Che si è lavato tu stesso da co! Ma non ti amava unico! Deposto il santo corpo in una botte di legno, lo posero sulla nave di Matteo, il marinaio più audace dell'impresa. Cominciarono la navigazione nelle quiete acque. Oltrepassata la località di Maiestra, erano già in alto mare. Guagnon, facciamo su! Sta bene, ma non te, Guagnon! Letto! Alla cima! Che si taglia tu, vieni! Su! Guagnon! A mai la slave! Facciate su! Guagnon, non ti vado, ma è slave! Ma io sto andando! Non ho visto come è sta bene! E sta nella camera che non c'è morto! Santa Maria. Ora pronto. Santa Maria. Ora pronto. Ave Maria, piena di grazia. Che succede, Fitt? O pensi, siamo a cu. Uzi, sta in mezzo a mare. Fammici a vedere. No, no, state tu. Voglie. Ave Maria, prego, che non peccato. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Che succede? Stai troppo lontano. Ecco, da mare è troppo a fondo. Non voglio perdere. Non è da pensare sembra una vanna. Ma io ci voglio bene. È una parola grossa, vuole bene. Che vuole bene. Ha da fare tanti sacrifici. No! Tornà, figli. State tranquilli. Non è che sta la ricorda! Non volevo neanche tu! Vuole portare in tenerezza viva! Padre! Padre! Un marcio va a scambare! Non è nemmeno sta la ricorda! Santa ricorda, benedetta! Ma che mai ci ha fatto? Tu sei grande! Perché tu conosci la mia stessa Cristo! Dio! Marco, e ci sta succedendo? Ci siamo fatti un peccato per 12. Non ci siamo abbandonati. Sto andando qua, amico. Che buono delle figlie. Io ti prometto che come la mamma pare. Non ti faccio costruire anche questo tappa a te. Però non ci siamo. Dammi la forza, c'è niente. Sei un marito. Papà sarà come un marito. La tempesta era un segno divino. Questo fu il sospetto dei tre nocchieri. Immediatamente fecero giurare sul Vangelo tutti i naviganti, ad uno,
di non aver sottratto alcuna parte delle sacre reliquie. Giuro che io non sono stato. 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 Avete girato tutto qua? E voi accendi, perché non avete girato? Ci ha rubato un stezzo dell'osso di Santa Nicola. Perdono. So fatto un peccato grande, Santa Nicola. E tu non mi sei abbandonato. Tristemente. Perdono. Sì, Giovanni Carlo, sono stato pure io, perdono, Giovanni Carlo, perdonami. Sì, va, è vero, un tempo siamo ancora. Un stezzo di santo, ma vuoto! Ma vuoto! Per un cerco non tengo il mio cavo, non tengo il mio cavo! Avanti, metti tu a posto, avanti! Mettiti lo sarò a posto, ho usato il perdono. Egizio, non temete, ma siate costanti, perché io sarò con voi. Chi sei tu, Signore? Io sono Nicola, e perché tu abbia la prova che dico il vero, entrerete nel porto di Bari durante il 20° giorno da quando avete portato via il mio corpo. Ormai non temevano più i colpi rabbiosi dei venti. Portavano colui dal quale terribili tempeste erano state domate. Di metà d'ora. Stiamo a pensare. Che guagno non comdò. Gli è stanco. Beata it. Ma ci da fa sto guagno? Che stai sempre so. Ci dà lo scaf. O maltrattisci. Ma ci da fa? Che vedi? Ci tocca lo scaf. Però ci voglio bene. E poi le figlie si accarezzano quando dormono. Però vedete che si guattano. Guattano è un amico mio. Siamo imbarcati insieme. A prima di marì mi piglio da parte e mi disse ti affidi che figli. Fa vuoi vendere gli uomini. Per c'è il marnar ha da vendere gli uomini prima dell'altro. Perciò qua sei mezza mare. E tu, e avast. Sei capito, guagno? Non ho fatto niente. Bella, gnora, gnora, come carbone. Io tengo la migliore due fichi che mi aspetta. Che sia la prima volta che sto venendo a nati in te a casa. Invece sto gabbardando sul come un cane. Nessuno che mi aspetta. Peccato. La scimmia a mare è brutta, perché per due volte da giro. Gli occhi a soldano. Però se ci cammini da indena direzione, ste qua che iunque ti vuole bene che ti aspetta. E io chiamen che sembra che dava. Ma c'è una vecchia che dà la zancia. Se non ci sono affatto.
Marie, ma manca sa. Ya, a chiami della luna, come la luce stasera. Dici, a dove sta? Ya, a quando è la luna? Pensa. Quando c'è bella sera, avete visto la luna? Bella che ne ha. Santa Nicola e Conte, che ci state dentro fino alla luce, a noi. Chiami chi dorme, chiami. Quello che mi hanno pacciato fuori, e chi ti sono andato all'osso. Chiami chi dorme, tutti e tre fuori che hanno pacciato. Ma dolce e bella, Santa Nicola Nesta. Mangiano loro e mangiamo noi, che mi due pesci, c'è dove, sì. E mo quasi quasi mi volesse fare proprio un canto. Facciamoci una cantata. Facciamoci una cantata, forza, andiamo, forza. E portato via dalla sua terra, storia del santo di bontà. E portato via dalla sua terra, storia del santo e carità. Canto, canto, canto alla vita. Recitar, po, dove a me! Oh, la mia! Sempre scura cantessa, è me! Oh, vai che sti si rinnovano! Mi sa che è del buco, eh! Mi sa la pepe, tre bravo, show! E non me la dava, eh! Città una cantaglia, e pesce della campana strana! Oh, guarda, te, se sta brusso di colore! Quando vinto si sbatteva da una mano all'altra. Un mare pareva che ci voleva niente. E voi sapete, no? Che un mare sapeva che nana malate. Da quel momento ho pensato, mo, ma per tutte cose, mo, non amo tornare più a casa. Ma poi, ho sentito la forza in doco. Cudi un santo. Sì, il proprio. Allora, sono pensata che torna a bar, ci ma fai una chiss scusa, ma sono tutto niente. Purie, ci sono avuto a paura, però da quel momento sono pensata. Ma c'è cosa ci siamo fatti, Maro, per fare una rabbia da sé. Noi, Maro, ci siamo aspettati. E da quel momento, avevo pensato pure per te l'osso tu sangue. Ma poi la varca. Pareva che nana a mano la stava per te. Cudi vita. Gli aveva sangue nel cavo. Che se venì sotto mano. E in quel momento sono fatto la stessa promessa. Io quando ho visto il sole, città tendera, pioggia, la palla. Mi sono fatto coraggio. Ma quando ho visto il mare di tre segni alla barra, e come ci sono visto la morte anche lì. Ma da quel momento sono pensata, ieri, a luce, e che mi avvicinò. Mi sono avvicinato all'osso in due anni, sono dizionato anche per c'è. Ci siamo fatti, no? Come mi sono visto andare a lei. E come che ci proteggevo, come non proteggiamo mai io. Adesso che ha tutti qui. Nessuna tempesta ci poteva per me. Guarda, come si fanno tutte e tre le stesse consigli. Danno qua, Cudi non sei da te. Oh, a bar sta la cattedrale. E un vescovo da sicuro vuole dentro. Sì, ma non siamo pigliati, e non mi ha deciso dove stai. Ma siete si scaldati che non siamo rischiati la vita. Ti narrascio, ma la cattedrale è la più importante sta bene. Buon io,
E non si può fare una promessa. Ci potremmo tra andretto. Aspettate, state per calmo. Aspettate un momento. Digi, tu così se nasci, cosa dici? Oh, si è senduto, padre. Perché non rispondi? Sì. Non ci vanno anche tutto per me. Avendo Dio così permesso. Gus, io Vangelo! E che sia la verità! Do so, ma fa la promessa. Iuma, chi può tendere noi? Hanno cercato di pigliare l'ossa di un sangue. Ma, Padre Eterno, non ha voluto. Assolutamente. Povera Maranara, ci ha dato sto privilegio. Guagno, stendiamo le mani sopra Vangelo. Andare al corpo. Zaccus Mare che già compagni notte e dì. Perché sa la luna e chi si stella? Non ci tocca essere la rotta! Sopra la morte la marina. Sopra la parola di te. Non ci veniamo affatto con sui nacchi, sa la grana tutta per te! Tutto il castello. Da tutto la vana di un uomo. Andiamo a vedere. Quanto si bravo. Tutta la popolazione sarà un'è sotto santo nome tuo. Parola d'ono, chi promette? 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 Io prometto. Chi promette? Chi promette? Agralisto, eccomi qua. Oh, padre, grazie per essere venuto. Sono venuto a tenerti un po' di compagnia. Grazie. Ora, solo tu ti sei ricordato di me. Tutti quelli che mi gironzolavano intorno sono fuggiti, sono andati via, non hanno più interesse. Ora che la malattia mi sta mordendo l'anima, padre, sento solo la morte dentro di me. No, calmo, devi star calmo e aver fede, molta fede. Bisogna pregare. Quando la febbre rende bollente la fronte e il corpo vibra, e il cuore lo sento debole. Padre, ho paura di perdere la fede. Non bestemmiare, Agralisto. Sappi che il Signore non abbandona mai i suoi figli. Devi aver fede. Padre, ma io mi sento solo. Padre, io ho paura. Su, ora ci sono qua io, a tenderti quella mano di cui hai tanto bisogno. Oh, penso a tu, ma è vero.
fine giorno, vieni, mo si da me, si da me, mo vede, chiamo la tua neve, che brutto il suo nostalgia, che bel giorno no, si cazzo, sei, sei. Terra! 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 Giovanni un pescatore, difficile mestiere, il mare era in burrasca, le onde gigantesche, da solo sulla barca, in mezzo alla tempesta, al vescovo di Mina, lui fece una preghiera. Fate la carità, sto povero malato, signor. Grazie, grazie. Cristo papà benedice, signor. Cristo papà benedice. Grazie assai. Da che mandatemi? Vi ha dato la notizia da parte di Giannocato? Non vado nada, non è venuto l'otto di San Dato con la parte! Non fatto un voto! Non fa costruire la chiesa tutti i miei! Al forno di via! Commercio, come è uscito? Le fa, sono stata mia. Sono picchiata l'ossero da San Nicola, le sono portata a bar. Oh, ma chi è la verità di sto fa? Calore, che sia la verità. E lui si è fatto due volte. Non ci ha fatto costruire una chiesa, saluto Pigit. La vita, ci ha fatto due volte. Ma sto io, Tabe, oh! Ma vedi dove sono dito? Cacca, ma sbarca. Ma se sono a dire? San Nicola, l'osso da San Nicola. Cammi, ciamani! Città, che la marina e hanno portato l'ossero di San Danco, e avere figli e avere. Ha venuto papà! È venuto papà. Agli fonti, che a San Danco, forza benedice, che sarà. Anna zietta, che tu ne vuoi bangolare del vento? C'è così! Sì, lo zio, già visto che... Mi hai fatto la zia, che ti do una mano, me! Ya, ya, ya! Sono vista di Cizie! Cecilia, ma c'è stata te? Sì, sì, scevo verso il convento San Benedetto. C'è così, c'è così. Ya, ya, la zia, dove è? Vedo te! Che ti cosa succede? Ma c'è una cosa grossa!
padre. Egizio. Ce l'abbiamo fatta. Usando la nuova parte. E gli altri dove sono? Sono a qualche miglio da qui. Sbarcheremo domani. Sono fiero di voi, Egizio. Voi avete fatto grande Bari. Sarete ricordati per sempre. Dì ai tuoi compagni che presto verrò ad accogliere il santo confessore. Sì, padre. Bisognerà avvertire il domine Ursone. Va, va, Filosa. Si è visto, figlia me. Aveva ragione che aveva tornato a Bar. Era il 9 maggio 1087. Già successo? Chi è tutta questa cosa? Statico. Hanno rotto lo sonno di cavolo. Ci vuoi capire il piscinetto? Come sei il piscinetto? Non stai tanto buona. Chiaramente, sta ancora attorno. Io tanto tempo che sta città di una consulente. Jacopo, chi so io? Pepe. Ehi, un figlio me. E io apro l'orecchio. Che amici belle so che sto da fare. Jacopo. Ehi. Vuoi sai che mi ha detto la sua di Santa Nicola? Eh? Vuoi venire con me? Eh? Della Sint, papà. Oh. Un figlio me. Ti porto chi sopra la scheda? Sì, papà. Ma che c'è a vedere, se non lo corro. C'è una testa da Nicola. Piamo a fare la grazia. Pure a noi che siamo poveri sventurati. Oh, Maria! San Nicola, il santo confessore di Mira, qui a Bari. Un grande merito per la città. Io questa notte ho sognato tre barconi che avanzavano verso la riva. I due laterali erano vuoti.
In quello centrale sedeva un uomo dalla lunga barba bianca. Teodora, sto qua, mi Teodora. Io sto morendo. Non stai morendo. Non stai morendo. Vai a chiamare Padre Elia. Io mi devo confessare. Sì. Vai a chiamare Padre Elia. Chiama Fausal! Ma per tanto l'osso non ti sta andando a sono già a nome! Tutto con la mamma! Ho detto, mamma! Grazie, la mamma, la grazie! Padre Elia? Padre Elia? Sorella, cosa ti succede? Fatemi parlare con Padre Elia. Mi dispiace, ma Padre Elia non c'è. Come no? È andato ad accogliere le ossa di San Nicola. Ma dimmi, posso fare io qualcosa per te? Non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare. Sorella. Volete costruire una chiesa a Barba? C'è trimice la cattedra! Guardate questo fatto, Nusciano! Ma volete capire o no che la Marellara hanno fatto una promessa? Promessa! Muovesco, Barba, non ci ste! Niente, va picchiato ma paro! Mi piace, ma ci può tenere, te vuoi? E la Marna! Ci può tenere! Oh! Un potere che teniamo noi! E è cut che come non si faccio la chiesa a nuova! Dove c'è un mare! Ci è! È stato peccato! Non ci finisce! Un servizio si trova! Quattro dame due vesti! Due vesti! Caterina, calmati, che succede? È arrivato l'ennesimo conquistatore, vero? No, allora smetti. Si sta a litigare, perché non si vuole mettere le ossa. Certi, li vogliono mettere nella cattedrale, altri vogliono costruire la chiesa nuova. Oh, Caterina, per questo arriva questo frastuono da fuori. Caterina, bisogna fare qualcosa, bisogna fermarli. Non lo so, ma cosa possiamo fare noi? Mamma, donna Munda! Che succede? Padre mia, aspetta! Basta! In nome di Dio! Non è questo il momento di litigare per dove far riposare le ossa di San Nicola. Questo deve essere il momento della festa. Allora, andiamo ad accogliere come si deve il santo che farà grande la nostra città. Gli abbraccio, la Te Dominum confitamur.
aiuti San Nicolo, aiuti San Nicolo, che ci sta a noi, ma aiuti San Nicolo, aiuti a noi disgraziati San Nicolo, aiuti. Stai calma, tu erai sciormata, stai calma. Guardate di qua dentro, la soluzione si ha, però calma. Beh, a vostro parlare, mo. Così è un momento di preghiera. Mo può piacere, accompagnare. Ci vai, ci vai. Oh. Del santo confessore e a voi tutti prometto che custodirò gelosamente e con devozione le spoglie del vescovo di Mira fino al ritorno del domine Ursone. Io vi prego, affidate a me le spoglie di San Nicola. Poi tutti affidiamo l'ossa di San Nicola. Padre, non ci fidiamo la parola tua. Mi raccomando. Padre, mi raccomando. Non sono superati tanta pena. E siamo fatti tanto sacrificio. Però no, ce la siamo fatti. Padre Grimoire, c'è da picchiare l'ossa della sangue di loro. E da tangire la padre. Grazie. Vi ringrazio con tutto il cuore. Siate benedetti dal Signore. Marinai. Sì, padre. A voi l'onore di portare a terra l'uomo e di festeggiare a questa vostra grande impresa. Silvo, tu, Mario. Eh? Oh, ferma.
sono vergogna, beh. Oh! Figme! Jacopo! 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 Andare con me! Andare con me! Grazie, sto cucino! Andare con me! Ti pensano a me! Mi sono fatto bene, chiaramente! Padre! Sei scemo. Padre! Oh! Chi è? Padre! Chi sei? Sono io! Io chi? Tuo padre! Tu, padre! È l'alba, la gente dorme! Che ci fate qui? C'è una cosa che a noi ci sta tormentando dentro, capito? E siccome noi abbiamo rispetto di te, padre... Sì, va bene, va bene, ma... E parlate, di che si tratta? Che è successo? Non giudico. Sembra che Sandra Cole è andata in sogno alla batteria. No, già dette. Venimi a prendere da me, capito le ossa. Ah. Vabbè. E allora? Marmare il popolo. Vogliono una nuova chiesa per il santo. Ah. Ma di questo Domine Ursone non sarà affatto contento. Padre, il sogno l'ha avuto la batteria. Si capì? Si capì? Sì. Padre, che tu? Non abbiamo detto niente. Non ti abbiamo detto niente. Sì, state tranquillo, ho già dimenticato tutto. Andate che si sta facendo giorno, può passare qualcuno. Sì, sì, lasciate avere. Sì, andate. Subito un messaggero partì alla volta di Trani. Domine! Melo, cosa fai? Mi manda padre Paolo, ho un messaggio per voi. La partenza per la Terra Santa è rinviata. Rientriamo a Bari. Guardie, partiamo! Faccio il tuo scivolo. Ma Fritz che bella, scritto da tre. Salva qua, hanno scritto la mazza.
Domine Orsone. Finalmente sei qui. Sì, Elia. Ho rinviato la mia partenza. Ti aspetto in episcopio. Voglio che tu mi spieghi meglio alcune cose. Quanto prima sarò da te. Per la Palestina. Come sono arrivate qui le reliquie di San Nicola? Perché mi è stata nascosta una cosa del genere? Tu invece ne eri a conoscenza, vero? No, donne. Io non ne sapevo nulla, non potete dirmi questo. E allora chi? Mi domando chi ha organizzato tutto quanto. So io chi è stato. Pare sia stato l'abate Elia. Si è diffusa la voce che abbia avuto in sogno San Nicola che gli ha detto di andare a prendere le ossa da Mira. Bene, Elia, molto bene. Il popolo è in attesa di una vostra decisione. Una mia decisione? Sì, perché i marinai hanno intenzione di costruire una nuova basilica, ma non tutta la popolazione, d'accordo? Capisco. Paolo, riferisci ad Elia che Domine Orsone, l'arcivescovo di Bari, ha preso questa decisione. Le ossa del santo saranno riposte in cattedrale. Così sarà fatto. E basta! Oh, la batteria ecco. E aprirsi sta. Sì, mi tardo un mi tre, mi ci sono andato. Paolo, devo preoccuparmi. Elia, sono venuto a dirti che per volontà di Orsone le reliquie del santo devono essere riposte in cattedrale. E adesso cosa accadrà? Ma gli hai spiegato la situazione? Gli hai detto che i marinai hanno fatto un voto. Elia, mi dispiace. Credimi, davvero, ma le volontà dell'arcivescovo devono essere rispettate. Ed ora, scusami, devo andare. Alefa, sin da me. E a Iacchio, signor Basili. Chi ha saluto io ci può dare una mano. Tu dici, signor Basili? Sì. Allora faccio da sé. Io mi pongo sul basile, tu radunisci a tutto quanto. Ho solo posto stasera che mi fa una riunione che è chiesa, una passalona di casa. Scendi. Signor basile. Dove basile? Dove la situazione si sta mettendo male. E allora? Io che c'entro? Come che c'entro? Non mi ha parlato chi sa non di San Amcio. È un vescovo, non vuoi? No, mi dispiace, non voglio mischiarmi in certi affari. E poi non voglio crearmi nemici. Ci nemici? Tu a barcano un stupido cristiano che ha conto. Una buona parola a sto vescovo, tu la puoi di me. Non posso, Alefa. Sei capisciuto? Ma io non favore a me che mi dà fame. Alefa, avast. Soddit, vattin. Oh! E tu muovi?
E ci vuoi da me, alle fa, sono macchiato, non faccio strada da un altro, mi sono picchiato a paura, me ne sono scelto. Ma da sì, tu vatti in da fa, a chi andi in da destra e sinistra, non si va vicino a nessuno, come si in qualche modo, avviso sotto, capisci? Va bene. Ma vuoi che aggiudare, vuoi capire qualche cosa? Mi sta dove tu, a qualche chiami. Ma vatti, va. Quando io sono chiesto al signor Basi e mi ha detto che mezza sa soldi, non potrà essere, non si può mai a me. Quando domani c'è una soluzione. Inda tutta a barra. Si ma sei che vli malatisano o pusante. Potremmo scegliere tutto a vescovo e fanno capire l'ho fatta come stanno. Quando sentite a me, lasciamo aperto. Tanto sapi tu vesco con me. E poi, a noi, nessuno ci aiuta. Oh, sono ancora. Non si picchiate. E noi, amateci, non lo bastante. Romuo, non possiamo indispettire Domine Orsone facendogli la guerra. Potete dire, proprio io non vado a volte un sonno. E di chi che vuole picchiare. Gli è vero. Ma ricordate, che cude sembra un vesco. E gli è potente. Quando volesse sapere c'è cosa stia a pensare un vescovo in da questo momento. Sentite a me. Prepariamoci con la spada. E cremate in. Attaccamo! Sì, attaccamo! Calo Leo, allora non ci siamo capisciuti. Guagnò, non si può fare come dite voi. Guagnò, manteniamoci calma. Domani cerchiamo una soluzione. Signorini, parlate così, poi ce lo so, tu, non c'è niente. Noi siamo le cose, e porta mia. Non do un colpo. E così il mondo deve le bene a noi sapere. Ma insomma, ma ci state a dirci? O volete capire o no, che noi siamo raschiati da morire? Ava, per soldito a posto! Anzi, cosa dice da fare? Vedi la dritta, fa la guardia. Ti chiama là! Che è pulsante! Ci potremmo avere pur calla la pelle! Ci va bene! Ce non mi ha detto nulla, però mo cammina che è notte, parla mamma. Non è che ti metti colpo di vero. Stanotte pare deserta. Ha saluto la luce, potrei chiamandare. Sì, eh? No, Dico, ma Moschè? No! Moschè. Moschè. Ma c'è non c'è, te so io. Chi è che fa? So buono sfilioso, voglio parlare con il signor Matteo. Un momento. Il signor Matteo sta andando. Ma fa manco così lì. Ma che buono la che fa? Ma cosa che hanno scritto, ma cerca una soluzione, bella bella. Chi è? Così. Chi è? Aspetta una vedo io. Chi siete? Che volete? So bonus filius. Voglio parlare col signor Matteo. A quest'ora? Il signor Matteo sta dormendo a quest'ora. Scusate l'orario. Non voglio parlare col signor Matteo. A quest'ora non è possibile. Io sono il consigliere e potete dire a me comunque. Ci sei un consigliere. Ti do un consiglio. Va a chiam. E fa un minuto. Dica da forse solo che sia che devono parlare. Sì? Sì. Cos'è questo chiasso? Signor Matteo, c'è gente che vuole parlare con voi. Bonus Filius, a quest'ora. In che cosa vi posso aiutare? Di che si tratta? Un vescovo, se vuole per te l'ostro, vieni dalla cattedrale. Invece non.
Le vlima chiano in dalacchi, se vlima fene. Ma voi sapete che è difficile dissuadere Domine Usone. Comunque, cercherò di aiutarvi. Ma cosa debbo fare? Come voi? Petite fessante, fu che tutto che siete barpotin, chateau vesco e chateau convenge. Allora mi dispiace, non posso aiutarvi. E perché? Qual è il problema? Voi non ci volete aiutare. E va bene, state attenti, che ci scoppi la guerra. E amare per tutto quanto. Caro lei, state calmo, doma fa la volontà di usando. Sentite a me. C'è da parlare che pur coglio. Va bene, m'avete convinto. Appena sorge il sole andrò a parlare con Curcorio e vedremo cosa si può fare. Mo state calmo, state tranquilli. State calmo, come si fa a stare calmo? State calmo e sciatavina dormo, mo. Sciatavina dormo, mo. Buonasera, signor Matteo. Buonasera. Buonasera. Di tutta la nostra delegazione esprimiamo i nostri sentimenti di fedeltà e di ossequio al capo della chiesa locale. A cosa devo questa visita? È la prima volta che siete qui tutti insieme. Domine Ursone, noi siamo qui a nome del popolo per chiedere se volete parlare del santo, sappiate che ho già preso la mia decisione. Non vi infervorate, Domine. Noi siamo qui perché l'Altissimo vuole una basilica per il Santo. Ma cosa dite? Non immischiate Dio nei vostri disegni terreni. Domine, noi dobbiamo fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è che le ossa stiano in cattedrale. Domine, i marinai hanno fatto una promessa. Sono loro gli artefici di questa impresa. E qualcun altro. Se non fosse per loro, San Nicola non sarebbe mai venuto a Bari. E poi, in cattedrale, c'è già San Sabino. Ma che c'entra? Ma cosa dite? In cattedrale ho detto che ci sarà anche San Nicola. Va bene? Voglio una comoda, pretendete! Dove lì non va a passare nessuno. Dove vi le dà? Santa Dove, la vuole. La prego. E tu, vieni me! Va, va, vai! Ora coma! Tu non mi devo passare su! I marinai scateneranno una guerriglia se noi non faremo come dicono loro. Domine, non potremmo permetterci un spargimento di sangue. Basta, basta! Non permettete questo, altrimenti dovrò disporre delle mie guardie armate! Noi dobbiamo fare la volontà del popolo. Noi dobbiamo fare la volontà del popolo. Qui dentro le decisioni le prendo io. Sono stato scemo! Ma senza dubbio, che un vescovo sta mandando la soldata a pegare l'osso di un santo, non convenne di San Benedetto! Volano a pegare l'osso di un santo! E adesso succede già la guerra! Allora, Madoscia, abbiamo ordine di prendere l'osso del santo e di portarlo in cattedrale. L'osso di un santo, non zatto! Fate largo! Buonissimo.
Che chi si chiama a me? Tina Radio, Shumani. Dice, la sapete, dice. Shumani, la sapete, Shumani. Succede? No, figlia, è pericoloso. Se sono a scanna, se sono ad accede. Stato doccia, a meno che sembra masco. No! Ya! Per il dono, no. Dice! Si levanno questo grande prece che Gesù date. Non Gesù lassano. Le figlie neste, stanno a fare una battaglia di notte. E pare sta chiangere lacrima amara. Non Gesù permettendo che salva a prova. Tu sai ci significa. Il l'ordine ama. Mi sento solo, Agralisto. Mi sento sconfitto. Padre, ascoltami, come io ho ascoltato i tuoi consigli. È tutto inutile, Agralisto. Non ce la faccio, ti prego. Ti prego, lasciami solo. Padre, ma il popolo ha sguainato le spade e sta andando contro gli uomini armati dell'arcivescovo. Ed io che posso fare? Eh? Mandare i miei fraticelli a sedare la battaglia? Non pensavo si giungesse a tanto. Ma io ti dico che una tua sola parola può spezzare quelle spade. Non ce la faccio, Agralisto. Io ho l'impressione di aver sbagliato tutto.
Non puoi arrenderti proprio ora. Non puoi arrenderti proprio ora. Devo parlare con Domine Ursone. Fate entrare. Domine Ursone, fuori hanno già sguainato le spade e gli uomini si affrontano senza esclusione di colpi. Non possiamo permettere un simile spargimento di sangue. Elia, ma cosa vuoi da me? Avevo già avvisato alcuni gentiluomini di non provare a smuovermi. E i marinai? E le loro speranze? E le loro promesse? Hanno rischiato la vita per trasportare le reliquie del santo nella nostra città. Tu li hai mandati laggiù coi tuoi sogni visionari. Sbaglio? Ed ora cosa pretendi? Che io faccia i vostri comodi? Molti principi hanno tentato di trafugare le sacre reliquie da quelle terre senza riuscirci, mentre i nostri marinai sono riusciti in questa straordinaria impresa. I miei non sono stati sogni visionari. Loro ci hanno creduto. La situazione sta precipitando. Sono caduti già due uomini. Ferma tutto. Ti prego. Ti prego, Domine Ursone, ritira la guardia. Perché dovrei farlo? Perché San Nicola non merita che le sue ossa siano bagnate dal sangue dei rivoltosi. Elia. Sei stato sempre un testardo. Giovanni, ritira la guardia. Sia fatta la volontà del popolo. Si costruisca la nuova basilica. Thank you.
venuto a Bari, santità. Sia benedetta Bari, che è stata ricoperta dalla gloria del santo confessore di Mira. Scoprirete un popolo di grande devozione, santità. A chi amida, papà? Stanno a portare l'osso da Santa Nicola. È dritto, sto papà. Io sono il ponte tra Oriente e Occidente, che unisce le genti nel nome del Dio Onnipotente.